Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come potete notare dal mio outfit e dall'ennesimo cappello che vi mostro, siamo di nuovo qui a parlare di Meo Fusciuni. Questa volta torniamo a parlare di una trilogia, perché parliamo della trilogia senza tempo. In questo caso Meo ci dice: prima di vivere ogni viaggio mi chiedo se questo potrà diventare un profumo o attraverserà solamente la mia memoria. Questo ci fa capire che il viaggio è proprio il tema centrale di questa trilogia, perché sono tre profumi, ognuno strettamente legato a un viaggio. Abbiamo Varanasi, Angkor Du Tham e Sogni, dedicati rispettivamente all'India, alla Cambogia e al Giappone. Quindi abbiamo dei ricordi, delle memorie molto specifiche in queste fragranze. Cominciamo da Varanasi, che è uno dei più chiacchierati, controversi, profumi di Meo, perché è molto particolare e a chi non piace l'oud con una sfumatura leggermente fecale, questo profumo probabilmente è meglio lasciarlo perdere, perché essendo dedicato fondamentalmente al Gange, il fiume sacro dell'India, un fiume legato alla vita e alla morte in maniera indissolubile, e qui ci vuole essere anche la morte, è un profumo molto fangoso, cioè molto oud, ricorda molto questa parte fecale dell'oud, senza mai essere troppo, 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 però è quella l'impronta del profumo. Vediamo cosa c'è dentro. Oud, cuoio, ambra grigia, zafferano, nardo, incenso, vetiver, ambretta, noce moscata, cardamomo, gelsomino rosa. Quindi abbiamo ovviamente tutta la speziatura che ci può portare immediatamente alla mente l'India. Però qui è l'accordo di oud e cuoio a essere protagonista. Si sente anche l'incenso, ovviamente, classica, insomma, le classiche firme di Meo ci sono, ma qui è il misto di oud e cuoio che crea un qualcosa di vagamente fecale, ma non ancora. Quindi non è portata all'estremo, però c'è questa impronta molto forte. Sa in qualche modo di, sì, sa di morte, sa di fango, di animali, perché è un'altra caratteristica dell'India, che ci sono animali ovunque, mucche, ma non solo. Sa un po' di stalla, ma allo stesso tempo ha quell'idea un po' di umido del fiume. Detta così sembra un profumo terribile, invece io lo amo. A me piace Varanasi. L'ho messo varie volte. Sarà che io ho notato che i profumi all'oud che tendono a essere un po' fecali su di me rendono benissimo invece. Non so perché la mia pelle li rende proprio bene. Quindi non diventano mai sgradevoli e questo rientra tra quelli, anche se secondo me non è solo l'oud. Qua il cuoio si sente tanto. È un bel cuoio quasi. Sì, sa proprio in parte di borsa di pelle, cintura, a quell'odore lì. C'è anche un qualcosa di vagamente metallico, cioè secondo me ricorda proprio bene l'ambiente intorno al fiume Gange, quindi con la sacralità data dall'incenso, la parte fumosa, scura, ma anche con la carnalità, con il rapporto con appunto col fango, con gli escrementi, con gli animali, quindi c'è proprio questa componente qua. Per me rende benissimo quel tipo di idea lì. E a me piace. Quindi se amate quell'odore proprio di cuoio, cuoio, un po' stalla, l'oud un pochino stallatico fecale, in realtà potrebbe piacervi. Non è spinto secondo me all'estremo. Poi penso che questo a seconda della pelle cambi tantissimo, quindi io lo rendo bene, ma su altri tipi di pelle potrebbe avere una svolta difficile da gestire, me rendo conto. Dopodiché, veniamo a uno dei miei preferiti, questo è in top 3. Non so se è esattamente il mio preferito perché se la gioca con Notturno, però Angkor Du Tham è un profumo che io amo. Amo. Allora, questo è proprio dedicato all'amore, tra l'altro, è dedicato a un viaggio in Cambogia con la sua compagna, quindi è dedicato alla loro storia d'amore. Ovviamente, essendo nel sud-est asiatico, cosa troviamo? Bergamotto e mandarino in apertura, ma osmanto, tè, mate, champaca, magnolia, sandalo e benzoino. Fondamentalmente è un floreale legnoso in cui lo smanto e la magnolia formano un accordo bellissimo.
Bellissimo, lo smalto qua è straordinario, si sente bene anche il tè. Il fondo è comunque un po' legnoso, un po' fumoso, un po' scuro, alameo, quindi non sono d'accordo con quelli che dicono che qui lui si è allontanato dal suo, insomma, dal suo marchio di fabbrica, perché non è vero, in realtà è un po' come Odor 93. Sì, è un floreale, qui l'accordo floreale è quello fondamentale, però c'è comunque la componente meo, legnosa, fumosetta, c'è il ciampacca, l'incenso. Io lo amo. È un floreale straordinario, bellissimo. Lo smalto che c'è qua è veramente bello. E nonostante questo fondo, appunto, sempre un po' alameo, rimane un profumo molto positivo, secondo me. Sensualissimo su una donna. Io, appunto, l'ho finito il campione ormai. Ma elegantissimo anche su un uomo. Io penso che praticamente tutti i profumi di Meo siano genderless. Ce n'è qualcuno un po' più prepotentemente young, ma in generale sono tutti assolutamente genderless, come impronta, ok? Che poi ognuno può indossare quello che vuole, ma io intendo proprio come impronta. Questo qua, su una donna, per me è straordinario. Se amate lo smalto, qua c'è un accordo di smalto per me stupendo, meraviglioso. Che vi dico, è uno dei miei preferiti, quindi se dovessi scegliere, questo sarebbe uno dei tre che comprerei. Dopodiché abbiamo sogni. Qua andiamo in un altro posto, ancora, andiamo in Giappone. Quindi in realtà dentro sogni ci sono praticamente tutte le cose che possono farvi pensare al Giappone, perché c'è un accordo di tatami, quindi proprio della paglietta che compone il tatami, non so se l'avete mai usato. Aghi di pino, riso, assoluta di riso, peonia, bambù, legno di cedro, codo, rituale codo, legno di sandalo, legno di quercia, tè verde, tabacco, legno di guaiaco, incenso, vetiver e maschio amber. Quindi abbiamo tantissime cose tipiche del Giappone, no? Il tè verde, piuttosto che tutta questa legnosità, la peonia, il bambù, il tatami addirittura. Ma vi dico che io la cosa che più sento in questo profumo è il riso, quindi l'assoluta di riso, l'accordo di riso, soprattutto su pelle. Qua su carta sembra tutto molto più complesso, sento meglio anche le altre note. C'è una componente verde molto presente, e tanta legnosità, ma una legnosità tutto sommato morbida nel fondo. Però invece indossato, me lo ricordo, è tanto riso. C'è proprio quella nota tipica del riso che ogni volta che la ritrovo in un profumo la sento subito, non so perché. Poi la mia pelle probabilmente la enfatizza anche. È morbido. È quella morbidezza tipica della nota di riso che per me non è paragonabile a nient'altro, è vagamente farinoso, bianco, morbido, condito però da tutte queste note più verdi, un po' più pungenti, c'è il tè, c'è questa parte di tatami che vagamente un po' la sento, che dà questa sfumatura anche qua un po' erbacea. Un pochino erbacea, c'è un po' di verde anche in questo profumo e tanta legnosità, ma ripeto, una legnosità molto morbida, molto confortante in qualche modo. Il nome Sogni ci sta. È un profumo veramente che dà tanta pace, tanta tranquillità. Sono tutte note che cioè, rimandano questa sensazione, che è ben associabile al Giappone sicuramente. Però ecco, la nota predominante, soprattutto su pelle quando si scalda, è il riso per me, quindi mi deve piacere quel tipo di nota che è molto particolare. Vagamente dolcino, ma proprio vagamente è la componente del riso, in realtà di veramente dolce non c'è niente. Eh sì, un verde vagamente frizzante, reso morbido dal riso, con una legnosità particolare che è molto molto delicata. Non è quella classica legnosità di Meo prepotente, un po' fumosa, scura, non è proprio così questo. Questo è un profumo molto più delicato in qualche modo. Dura anche un pochettino meno, almeno su di me è durato meno di altri.
Molto bello, molto suave, sicuramente non mi ha colpito come altri, ma questo è gusto personale, sicuramente è un profumo buonissimo, molto molto particolare, bello, niente da dire. Un'interpretazione del riso molto molto bella, molto calzante col Giappone. Assolutamente direi senza genere, senza stagione, senza tempo proprio. Questo profumo, ecco, questo è veramente senza tempo, ci sta. Nella trilogia sembra quasi un po' sospeso, fluttuante, ecco, proprio come il Giappone e come i sogni, giustamente. Quindi qua ha creato veramente la magia, perché persino io che non sono proprio avvezza alle narrazioni ci ritrovo perfettamente alla sua narrazione qua. Da indossare, però ecco lì, proprio poi alla fine parliamo di profumi, da indossare io preferisco Encore du Temps, che è uno spettacolo. Quindi spero di esservi stata utile, di avervi intrattenuto. Ci vediamo al prossimo video che, se non erro, sarà l'ultimo su Mio Fushioni. Ciao!